Eccoci qui al Pala Bertelli per la ripresa delle ostilità casalinghe in campionato. Ospitiamo in un vero gran galà la Paffoni Omegna di coach Ghizzi Nardi e capolista del campionato di Serie B Girone A. La San Giorgese viene da un ottimo momento in cui ha infilato una serie di vittorie. In particolare abbiamo ottenuto 6 vittorie su 7 gare, con una vittoria, con una sconfitta immeritata proprio sul filo di lana. Quindi grande tensione e attenzione alla gara, con un Pala Bertelli pieno in ogni ordine di posto, un bel colpo d'occhio questo del Pala Bertelli, che speriamo ci permetta di dare anche sul campo uno spettacolo adeguato alla situazione. Vediamo intanto con quale squadre, con quali quintetti si presenteranno in campo le squadre. Abbiamo parlato nell'intervista pre-partita con coach Ghizzi Nardi, sempre molto disponibile, a cui ci lega, noi dal San Giorgese siamo legati a Ghizzi Nardi da reciproca stima, e ci diceva era un po' preoccupato dalle defezioni che hanno un po' limitato il potenziale di questa squadra, che comunque è assolutamente di primissimo livello. Solamente scorrendo il quintetto di ingresso in campo ce ne rendiamo conto, con Arrigoni, grande ex, Villa, Torgano, un altro grandissimo ex, Dip, poi abbiamo col numero 20 Benedussi. Risponde la Sangio con Giovanni Lenti, Andrea Tassinari, Luca Antonietti, Luca Falconi e da ultimo, che sta entrando, il nostro Guido Scali, braccio di ferro. Vediamo, siamo veramente curiosi di vedere quale prestazione riuscirà a tirar fuori la Sangio di fronte a un avversario di altissima, anzi di fronte alla prima della classe. Si impossessa della palla la San Giorgese. Tassinari recupera palla, la manovra, Falconi, scambio con Tassinari, palla per Antonietti, Falconi, marcato da Villa, si fa largo Luca Falconi, Tassinari, veleno Tassinari, oh, scivola in piena area, ma riesce a tenere la palla, grande tasso, Antonietti riesce a costruire un tiro, Giovanni Lenti, rimbalzo, buona partenza della Sangio. Cattiva la Sangio, rimbalzo, prende il doppio possesso, palla per Lenti, aia, peccato. Riparte Arrigoni, partita che è iniziata subito a un ritmo importante, Benedussi, Villa, attenzione Dip e gran canestro di Omegna, combinazione Dip, Villa e canestro di Omegna, 2 Omegna, 0 Sangio, 1 minuto giocato sul tabellone. Tassinari, Antonietti, scambio ancora con Tassinari, Falconi, Luca Falconi marcato da Arrigoni, cerca la penetrazione, arresto e tiro, stoppata, troppo lento a caricare il tiro, Falconi viene stoppato da Arrigoni. Rimbalzo del tasso che riparte a grandi falcate, giravolta del tasso, carico Antonietti dall'arco, peccato, non va, rimbalzo di Lenti, bravo Giovanni. Tassinari, ai, peccato, abbiamo sbagliato un appoggio semplicissimo. Buona comunque sempre la partenza della Sangio, 8 minuti sono passati, scusa. Riparte Falconi che cerca di andare fino in fondo, fallo di Villa. Luca Falconi, flipper, in queste cose
è un maestro, quando c'è da arrivare fino in fondo al canestro è sicuramente un maestro, e si porta a spasso il giovane Villa fino in fondo e subisce anche fallo, due tiri per lui. 8-0-4 da giocare, 2 Umegna, 0 Sangio. Primo tiro libero, primo canestro di Luca Falconi. Secondo tiro libero per Falconi. Non va il secondo tiro, rimbalzo di Arrigoni. Riparte Villa, classe 97, scuola Olimpia Milano. Arrigoni, Dip, Marcello Dip, lenti su di lui, scarico. Benedusi, buona la marcatura di Antonietti. Rimbalzo del tasso, già il secondo rimbalzo del tasso. Riparte Falconi, ancora Luca Falconi che cerca di andare fino in fondo e fallo su di lui. Sta infastidendo la difesa di Omegna Luca Falconi con queste penetrazioni. Rimessa, se ne incarica il tasso, lato tribune, scambio con Lenti, ancora il tasso, marcato da Francesco Villa, ancora il tasso, cerca lo sbocco, Antonietti, cerca il consegnato, non lo trova, ancora Antonietti, difesa di Villa su Antonietti, è gran canestro di Mister Fantastic che allunga le braccia e appoggia a canestro. 3 Sangio, 2 Omegna, 7-18 da giocare. Intanto è entrato Totò Torgano per Omegna, un altro grande ex, sia lui che Arrigoni, giocatori eccellenti e ragazzi altrettanto super dal punto di vista umano. Fallo ai danni di Omegna, rimessa di Benedusi che attende l'uscita di Villa, anzi no, Arrigoni, su di lui Antonietti, gran movimento di Arrigoni che non va a canestro, Luca Falconi, Tassinari, su di lui Francesco Villa, Antonietti, Falconi, molto rapida a girar palla la San Giorgese, grande Falco. Pagina 3 del manuale del basket, Falconi si porta a spasso mezza difesa di Umegna, grande prestazione, grande fallo non fischiato di Torgano, grande super Falconi, flipper, Falconi, abbiamo visto un baliginare di luci e un tintinnio. Game over, Luca Falconi è andato fino in fondo. 7 Sangio, 2 Omegna, 6-37. Grande Luca Falconi. E il Palabertelli capisce il momento e si lascia volentieri trascinare dall'entusiasmo dei tifosi. Bravo Luca. Che non aveva digerito quella stoppata sul tiro e ha inanellato 3-4 penetrazioni che sono state veramente mefitiche. Rientra Omegna in campo, ancora Benedusi, Villa, Torgano, Arrigoni e Dip. Risponde la Sangio con Lenti, Tassinari, Falconi, Antonietti e Scali. Riparte Francesco Villa, su di lui Tassinari. Torgano cerca di eludere la guardia di Falconi, gli sporca la palla il Falco. Buona partenza del Falco anche dietro, bravo Luca. Villa, Dip, ancora Villa che cerca penetrazione, buona le chiusure difensive della Sangio, grande difesa di Guido Scali, scarico per Arrigoni che tira fuori il tempo massimo, grande difesa della San Giorgese Basket. 6-12 da giocare, 7 Sangio, 2 Omegna. Antonietti scarica la palla a Tassinari, Villa su di lui, velenoso nella sua difesa, Scali,
attende l'uscita di Antonietti, Tassinari, oppa, e si beve Villa, oh, e il tasso, e andiamo, il tasso ha caricato, si è bevuto Villa e ha messo una tripla, 10 Sangio, 2 Omegna, gran difesa della Sangio, gran difesa, e il tasso va a canestro, gran difesa della Sangio, 12-2, 5 minuti da giocare, grande Sangio, grande difesa, grande aggressività. Totò Torgan è un tiratore eccellente, grande, bravo Totò, è uno specialista dall'arco, lasciato solo, ci ha pulito subito, 12-5, 5 minuti da giocare. Falconi non deve giocare da solo adesso, Scali all'indietro, era molto difficile, riparte la Sangio, attenzione, Totò Torgano, fallo di Falconi, siamo d'accordo con l'arbitro, ha sbilanciato Totò Torgano. Mentre corre ai ripari Marcello Ghizzinardi e chiama in campo il capitano Simoncelli e Bruni, nuovo acquisto di Omegna, per arginare il break della Sangio. Bruni su di lui, Scali, Simoncelli, attenzione, un brutto cliente, bello scarico, Arrigoni, gran canestro di Arrigoni, gran canestro di Marco Arrigoni, altro ex che conosciamo benissimo, l'abbiamo visto crescere qui da noi, ragazzo che ha unito a delle grandi doti fisiche e tecniche, anche un carattere eccellente, una voglia di lavorare smisurata in palestra. Canestro, 12-8, questa è Omegna ragazzi, basta mollare un attimino che subito si riporta sotto, è una grande squadra, niente da dire. 4-39, 12-8 per la Sangio, Guido Scali, attenzione, sporcato il passaggio di Scali, oh, no look, grande, grande no look del tasso, Harry Potter è tornato, veleno, Tassinari sta maramaldeggiando per il campo, grande passaggio ad Antonietti e inevitabile fallo di Omegna che porta i due tiri liberi per la Sangio. Canestro, 4-30 da giocare, 13-8 per la Sangio, secondo tiro. Non va il secondo tiro, riparte Simoncelli, ancora Simoncelli, Arrigoni, Torgano, che sembra, oh, attenzione perché Totò il tiratore, attenzione, 13-10, gran canestro di Totò Torgano, arresto e tiro, qualità indiscutibili al tiro per Marco Torgano, classe 91, scuola Basque Desio. Guido Scali cerca l'arresto e tiro, stoppato Guido, tanto cambio, fa rifiatare Luca Falconi, entra Seba Bianchi, altro ex della gara, Bruni sembra aver superato lo shock Omegna, regalo di Dip, regalo di Marcello Dip che ci sta facendo. Seba Bianchi non va, peccato, non va il tiro di Seba Bianchi. 3-34, 13-10, riparte Simoncelli, manovra la palla, Arrigoni, Simoncelli, ancora Arrigoni, cercano Dip dentro, su di lui il giovane Dusci che è appena entrato, Arrigoni, una vera spina nel fianco, e gran canestro e fallo su Arrigoni, grande Marco, 13-12, 3-16 da giocare, grande gladiatore, è arrivato fino in fondo,
non facile da fermare quando è in penetrazione. Chirurgico, canestro ancora, 13 pari, 3-15. Intanto vedo che si accomoda sul cubo dei cambi Super Pippo Rossi. Tassinari, marcato da Arrigoni. Peccato, non va il tiro di Antonietti, riparte Simoncelli, attenzione ragazzi, op! Totò Torgan, un tiratore. Troppa libertà concessa a Marco Torgano, Tassinari, su di lui Bruni. E fallo di Bruni su Tassinari. Corretto, molto fisico, ma corretto il duello tra Bruni e Tassinari. Intanto si accomoda Guido Scali. E entra Filippo, Super Pippo Rossi. Movimento, va a prenderla Pippo Rossi, su di lui Simoncelli, ancora Tassinari. Sempre nel vivo del gioco, su di lui Arrigoni. Ecco il tasso, se lo beve. Scarico per Dusci che non prende lo scarico, attenzione. E Totò già dall'altra parte. Bravo Marco. Lo vediamo in gran spolvero, Marco Torga. 13-15, 2:27 da giocare, niente da dire sulla prestazione della Sangio, che fino a questo momento ha giocato molto bene. Di fronte a un Omegna che sta confermando tutte le proprie qualità. Accendi. Finito? Non è finito? Ah no. Vediamo alla ripresa del gioco, mancano 2:27 alla fine del quarto. 2:27 alla fine del quarto, rientro in campo le squadre. La Sangio si presenta con Dusci, Antonietti, Bianchi, Tassinari, Pippo Rossi, risponde Omegna con Simoncelli, Bruni, Arrigoni, Dip e Torgano. Seba Bianchi, ben marcato da Omegna, Tassinari, scarico del tasso, Pippo Rossi che lascia partire una palombella, non va, Antonietti raccoglie il rimbalzo, meno male. 15 pari 2-0-1. 15 pari 2-0-1. Simoncelli, Arrigoni. Ancora Simoncelli. Fallo di Giulio Dusci che difficilmente riuscirà a tenere Simoncelli. E viene chiamato il cambio, si riaccomoda Giulio Dusci e entra Francesco Toso, più rapido sulle gambe. Cerca di non perdere centimetri più del dovuto coach Quilici. Non va il primo tiro di Simoncelli. Ci dice bene, mentre si sta accomodando ancora sui cubi di cambio Falconi, Simoncelli e canestro, più uno Omegna, 1:45 da giocare, si accomoda in panca Antonietti e rientra Falconi. Super Pippo Rossi supera a metà campo, Seba Bianchi che sta recuperando da qualche malanno. Tassinari, più elaborata la manovra della Sangio, meno brillante, il tasso sfida
Finta il tiro, Seba Bianchi, il suo tiro non va per un soffio. Pippo Rossi appoggia canestro. Bravo Pippo, bravo Pippo, bravo Pippo, super Pippo Rossi, canestro. 17-16 Sangio, 1-0-7 Bruni. Fallo fischiato a Pippo Rossi. Cambio, doppio cambio per Omegna. Rientra, entra Fratto e Brigato. Escono Arrigoni e Torgano, i nostri due ex. Primo tiro per Simoncelli, non va. Canestro. 17 pari, 1-0-3 a giocare. Pippo Rossi supera la metà campo. Seba Bianchi attende l'uscita di Tassinari. Ecco che esce il tasso. Non si fa pregare il tasso, è corta. E palla che finisce in rimessa di fondo. Brigato rimette per Simoncelli, 50 secondi alla fine, Rossi su di lui, Bruni, molto più fluida la manovra di Omegna in questo momento, Simoncelli, palla per Dip che naturalmente spadroneggia nel pitturato, Simoncelli è gran canestro, squadra di grande qualità Omegna, 20-17 per Omegna, squadra di grande qualità, Falconi dall'arco, non va, Due tiri in lunetta, Simoncelli, 22 secondi alla fine, direi fallo ineccepibile quello a metà campo, non c'è molto da raccontare. Continua. E canestro di Simoncelli. Più 4 Omegna, 22 secondi alla fine del primo periodo, secondo tiro per Simoncelli e canestro, 22-17 per Omegna, rientra in campo Andrea Tassinari per gestire l'ultimo possesso. Falconi marcato da Simoncelli. La Sangio all'ultimo possesso, il tasso marcato da Bruni, Toso che attende il consegnato a Tassinari, Tassinari contro Bruni, fallo sul tasso e due tiri. Buona azione del tasso, 3.63 alla fine, doppio giro in lunetta per Andrea Tassinari. E canestro del tasso, 22-18, 3.63 alla fine, 4 le lunghezze di vantaggio di Omegna. Rimessa di Brigato, riparte Bruni che riesce a guadagnare, riescono a costruire un tiro e fortunatamente non va. Finito il primo periodo, 22 Omegna, 18 San Giorgese.
Partita fin qui direi piacevole, con una Sangiorgese che ha cercato di arginare l'indiscussa superiorità tecnico-fisica di Omegna e ci è riuscita benissimo, con un atteggiamento molto aggressivo, una rapida circolazione di palla e la buona giornata dei due frombolieri Tassinari e Falconi. Vediamo, Palabertelli che offre un colpo d'occhio particolarmente piacevole, un'aria, c'è cioè un'atmosfera da gran galà con l'arrivo della prima della classe Omegna. Fin qui devo dire una partita molto divertente, appassionante, senz'altro Omegna non sta passeggiando e sta facendo la sua parte per essere avanti di 4 punti. Vediamo. Sicuramente se vogliamo dire qualcosa di più bisogna fare segnare meno Omegna, e questo non è assolutamente semplice perché Omegna ha giocatori di categoria superiore e non è precisamente facile impedire a ottimi giocatori come Dip, Simoncelli, Arrigoni o degli ottimi tiratori, oltre che giocatori come Marco Torgano, di non far canestro. Non è facile. Andiamo a vedere le statistiche. Abbiamo il Tasso con 6 punti, Antonietti 5, Falconi 5. In Omegna abbiamo 7 punti in Simoncelli in 5 minuti giocati, non male. Arrigoni con 6 punti e Torgano con 4. Ripartita la gara intanto. Simoncelli manovra la palla, Fratto, Bruni attende Brigato, scarico per Simoncelli, Fratto, Bruni, molto rapida circolazione di palla di Omegna, la Sangio sembra un po' più appannata, rimbalzo, se ne impossessa Guido Scali che consegna Falconi, riparte Luca, flipper Falconi, Bianchi, Falconi, si è avventurato in una brutta iniziativa della Sangio che poi si trova sbilanciata e subisce il contropiede. 24-18, dobbiamo essere più lucidi nella gestione della palla, attenzione, e comunque fallo intanto di Brigato su Tassinari, comunque dobbiamo bilanciare, così come Luca deve capire quando è il momento di scaricare. Certo non è facile, dirlo in tribuna è molto più semplice. Forza Luca, flipper Falconi, Bianchi, Seba Bianchi, arresto e tiro, gran bel movimento, pulitissimo, era proprio sulla mia linea e veramente è stato un tiro da manuale l'arresto e tiro di Seba Bianchi. 24-20, Bruni, attenzione Guido, ellala, bel rimorchio di Di Pizzo. 26-20, sembra in controllo Omegna, Falconi, Toso, Tassinari, Toso, 26-22, Francesco Toso mette a canestro un delizioso assist di Harry Potter. Tassinari, Bruni, su di lui Scali che non molla, blocco irregolare di Di Pizzo che arpiona la palla e gran canestro, niente da dire, di fronte ai centimetri e al talento dobbiamo inchinarci. ...28-22... non riesce a scrollarsi di dosso il meno 6 la Sangiorgese. Rimessa del Tasso, scambio con Bianchi, Andrea Tassinari, arresto e tiro, peccato non va, Guido Scali recupera la palla, Guido, scarico, forza Guido, braccio di ferro non va, e in questo momento la differenza è qua, loro hanno più qualità al tiro.
Prato, duello con Tassinari, attenzione, buona la difesa da Sangio, riparte Bianchi. Ancora Bianchi, movimento classico di Bianchi, non va per un soffio, op, pasticcia la difesa di Omegna. Era un movimento classico quello di Bianchi, ci aspettavamo tutti il tiro, che ha scheggiato il primo ferro ed è uscita. Rimessa del tasso, Andrea Tassinari, classe 96, Luca Falconi, classe 91. Arresto il tiro di Luca, non va, sbaglia l'appoggio Francesco Toso, bisogna commentare che fin qui è la differenza della qualità. Buona difesa di Falconi, un fischio opinabile, però ci sta, si è aiutato col braccio. Esce intanto Francesco Toso sconsolato e rientra Giovanni Lenti, classe 96, riparte il tasso a tutta velocità, chiama lo schema al tasso, aspetta il movimento, palla servita a Falconi, si cercano molto, tiro di Falconi non va, poi pagheremo questi errori. Peccato, avanti ragazzi, difesa, Bruni, Bianchi, raddoppio di Pizzo, scarico, ancora Fratto, e gran canestro di Fratto, 30-22, 5-54, sta prendendo il largo Omegna, niente da dire. Perché stiamo sbagliando troppo, dobbiamo migliorare in fase conclusiva, mantenere una maggior lucidità, si accomoda in panca Seba Bianchi, mentre si accomoda dall'altra parte Simoncelli e rientra Villa, momento di totale controllo di Omegna sulla gara. Soprattutto perché la Sangio ha Antonietti, scarico, Tassinari, il tasso, step back del tasso, Harry Potter ci mantiene in gara, 30-24, veleno, Tassinari ha servito una cicuta da tre punti, attenzione Villa, Bruni, Scali, su di lui, buona difesa, Benedusi, e grande tripla, ritorno a dire che la differenza è nella qualità, sta tirando con percentuali importanti Omegna, 33-24. Ottime le percentuali al tiro di Omegna, un po' meno lucida al tiro la Sangiorgese, intanto Scali si accomoda. Non contento della sua prestazione, è rientrato Pippo Rossi, Tassinari, bello scarico per Giovanni Lenti che subisce fallo, riparte Villa, Fratto manovra la palla, va a finire in fondo Fratto, attenzione, dominio assoluto sotto le plance, attenzione, non possiamo rilassarci. Fallo incomprensibile fischiato a Tassinari. A me sembrava che era l'attaccante di Omegna a aver sgomitato. Rimessa di Omegna, se ne incarica il numero 20. Di Pizzo manovra palla, Fratto, Bruni, attenzione, ci perdiamo Di Pizzo. 35-24. E Omegna sta facendo pesare i centimetri, l'esperienza,
e il primato in classifica. Comunque buona la prestazione della Sanjo fin qui, 35-24, 4-22 da giocare nel secondo periodo. I ragazzi stanno comunque cercando di colmare il divario con una gara che secondo me dal punto di vista difensivo, almeno nella prima parte, è stata ottima. Ci siamo un po' persi in questa ultima fase e ci siamo anche un po' persi nella lucidità a canestro. Niente di male, proseguiamo, dobbiamo continuare a crederci, vogliamo stare lì, vediamo che succede. 4-22. Rientra Omegna con Villa, Benedusi, Fratto, Brigato e Bruni. Risponde la Sanjo con Lenti, Falconi, Rossi, Antonietti e Tassinari. Pippo Rossi manovra la palla. Ancora Falconi, palla per Lenti. Giornataccia per lui perché giocare con giocare contro Dippe di Pizzo non è facile. Rimette la palla Benedusi, Villa, richiamo intanto a coach Quilici che non era d'accordo sul fischio arbitrale. Villa, attenzione, trova lo spazio, non era male, gliela data dietro. Riparte la Sanjo, Pippo Rossi, su di lui Benedusi, riparte Pippo Rossi che supera metà campo. Falconi, manovra a palla Luca che non riesce più a trovare. Opla! Magia ancora di Falconi che purtroppo non è premiato dal canestro, però è riuscito ad arrivare fino in fondo. Due tiri per lui. Rientra intanto il nuovo acquisto Bruni per Omegna. Si è accomodato Fratto. Primo tiro per Falconi, canestro. Forza Flipper. Non va il secondo. 35-25, 3:40 da giocare. In testa Omegna, Villa. Palla dentro per Arrigoni, gliela sporca Antonietti. Scarico per Benedusi che cerca le linee interne. Arrigoni, bella palla per Bruni, op, riparte Pippo Rossi, abbiamo fatto una buona difesa. Oplai, eccolo nell'angolo, Antonietti, non va, brutto tiro, purtroppo ha faticato a sistemare la palla. Attenzione ragazzi, Bruni stava penetrando, Arrigoni, attenzione. Siamo stati graziati da un'azione splendida di Omegna che è arrivata in fondo con un tourbillon di passaggi. Gran bella compagine quella di Omegna, niente da dire. Ma noi ci siamo, 35-25, Antonietti per Pippo Rossi, la Sanjo non molla. 4 falli Omegna, 1 Sanjo, 2:48 da giocare, più 10 Omegna. Tassinari, buona la sua prestazione fin qui. Fallo di Antonietti. Blocco irregolare di Antonietti. Blocco irregolare di Antonietti. Intanto vedo che è rientrato Marco Torgano. 2:41, 35-25, riparte Villa, Torgano, su di lui Falconi, Dip con Lenti che fa quel che può, blocco irregolare o fallo in attacco di Arrigoni,
cambio, rientra Seba Bianchi, esce Luca Falconi, 2:30 da giocare. Rimessa di Pippo Rossi, Tassinari su di lui, Villa. Ancora il tasso, arresto e tiro del tasso. E veleno, serve una seconda tazza di cicuta. 35-27, 2:09. Antonietti su Arrigoni, stai attento Luca, Villa, attenzione, Arrigoni, stagli vicino Luca. 38-27, 1:50 a giocare, purtroppo Luca Antonietti ha lasciato troppo spazio ad Arrigoni, attenzione, palla recuperata. E come sempre Pippo Rossi è un maestro a salvarsi dalle situazioni difficili. Non perde la lucidità. Tassinari lo rincuora. Antonietti, forza Luca, abbiamo bisogno dei tuoi tiri. Tassinari, ancora il tasso, si è infilato in una situazione un po' difficile. Bello scarico di Pippo Rossi. Manchiamo di qualità. Manchiamo di qualità, purtroppo. Manchiamo nel colpo del KO. Arrigoni, Torgano, attenzione ragazzi, stiamogli vicini. Villa, attenzione, scarico per Benedusi. Arrigoni, penetrazione di Arrigoni, scarico per Benedusi. Rimbalzo di Lenti, Pippo Rossi, buona difesa dall'assaggio. Riparte Pippo Rossi, fallo. Fallo di Dip che ci manda in lunetta. Tanto vedo che si preparano sui cubi Toso e Falconi. Si accomodano Lenti, che ha il suo grande affare in una giornata nera per lui, che si trova da solo ad affrontare i lunghi di Omegna. Primo tiro per Pippo Rossi. Brutto tiro di Pippo Rossi. Secondo tiro di Pippo. Stai tranquillo Pippo, e non va, 0-2, peccato. 38-27, abbiamo fatto un altro regalo a Omegna, che invece sta proseguendo con un ritmo regolare, senza strafare, ma mantiene sempre le lunghezze di vantaggio. Si è probabilmente un po' rilassato Omegna adesso, tranquillizzata dal vantaggio acquisito, e gestisce la gara. Tassinari, scambio con Rossi, ancora Tassinari, sfrutta il blocco, il tasso, non va, non era semplice questo tiro. Riparte Omegna, Villa, Bianchi su Arrigoni, Benedusi, Villa, Villa, Arrigoni, fallo su Arrigoni e due tiri per Arrigoni. Escono Toso e Pippo Rossi e rientrano Antonietti e Scali. Doppio tiro libero per Arrigoni, giocatore che oramai è esperto e difficilmente tradisce il lunetta. Primo tiro e primo canestro. Secondo tiro per il gladiatore e canestro. 40-27, si allunga il divario di Omegna. L'assaggio non deve scoraggiarsi, richiama in panchina i migliori, coach Ghizzinardi, per farli riposare. Tassinari, mentre noi continuiamo a masticare pane duro, ma
carico, era già canestro scaricato, peccato, il tasso, non era facile sto canestro, non era facile sto canestro. E si chiude qui il periodo, andiamo a riposo lungo, ci rivediamo fra 15 minuti. Rieccoci qui alla ripresa delle ostilità in questa gran gala di domenica 14 gennaio, 2 minuti alla ripresa delle ostilità, 40-27 San Giorgese, una buona San Giorgese fino a questo momento, solamente la gran qualità di Omegna che ha dimostrato una lucidità, un talento sicuramente. Le statistiche per vedere se conferma le nostre impressioni. Abbiamo Omegna con Arrigoni 11 punti e Simoncelli 7 punti. Abbiamo percentuali al tiro da 2 59% e da 3 punti al 57%. La Sangio invece ha percentuali da 2 punti al 48% e da 3 punti addirittura all'8%, e questa direi che è la differenza più macroscopica che salta subito all'occhio. Per il resto vediamo le palle perse. Scusate, mi hanno interrotto. Stavo dicendo, le percentuali al tiro sono quelle che saltano maggiormente all'occhio. Per quanto riguarda i rimbalzi, abbiamo i rimbalzi totali, 15 rimbalzi totali per la Sangio e 21 rimbalzi per Omegna. Percentuale ai tiri liberi 80% per Omegna e 40% per la San Giorgese. Numeri che un pochettino riassumono la gara, che intanto sta riprendendo con Omegna, sì, che è rientrata in campo con Villa, Torgano, Dip, Arrigoni e Benedusi, con Tassinari, Lenti, Antonietti e Falconi. Scali, Guido Scali, si è avventurato in un tiro molto difficile, buona difesa di Torgano. Riparte Villa, Dip, Benedusi, Arrigoni, Dip, Veronica di Dip e 2 punti. 40. Tassinari, su di lui Villa, scarico, Falconi, arresto il tiro di Falconi, non va, Scali prende un buon rimbalzo, bravo Guido. Buon rimbalzo di Guido Scali. Ai ai ai, errore, Torgano velocissimo, stoppata di Antonietti che ha recuperato, fuori l'orgoglio, il tasso, finta il tiro, scambio ancora con Lenti, blocco di Lenti, il tasso, arresto e tiro è corta, peccato, sempre tiri costruiti in maniera...
non nitida, non limpida, deep movimento, e al contrario dall'altra parte deep come con una pulizia eccellente ha messo a segno un canestro importante. 44-27, vola a più 17 Omegna, esce lenti, rientra Seba Bianchi. Quilici ha qualcosa da dire a Giovanni Lenti, e sicuramente avrà ragione coach Quilici, ma ripeto che giocare contro i lunghi di Omegna e in generale contro la difesa di Omegna non è semplicissimo. Intanto buona penetrazione di Falconi, che ha subito fallo e tiro supplettivo per lui. L'Assangio cerca di rimanere attaccata alla gara, non va, altro errore della Lunetta, peccato. 44-29, passi non fischiati. Torgano, attenzione, Totò tira, movimento classico di Marco Torgano, arresto e tiro. Scali, scarico per Bianchi che allarga il campo, attende Tassinari. Bianchi che sfida in penetrazione, scarico, bello scarico di Bianchi, è corta. Continuiamo ad avere scarsa qualità al tiro, peccato. Riparte Villa, cerca Deep, su di lui è Bianchi, investe di lungo, non molla Seba Bianchi, lo definirei, attenzione, oplai, Arrigoni ci fa un regalino, fallo su Falconi che sicuramente in quanto a coraggio non ha niente da invidiare a nessuno. Flipper Falconi arriva in fondo e si guadagna coi denti un giro in lunetta. Forza Luca! Ragazzo che a volte col suo modo di giocare si espone a qualche critica, ma che sicuramente non manca mai in generosità, in coraggio e in voglia di vincere. Bravo Luca, 7-0-4, 44-31. Villa, Benadusi, sfida Lenti, sfida Scali, scusate, Dip, Villa, bomba di Villa, bomba di Villa, 47-31. Riparte Tassinari, canestro preso da Francesco Villa, che anche già l'andata ci aveva. Sempre simpatico Villa nelle marcature, dicevo che già l'andata Villa ci aveva punito. Sempre simpatico, ha abbracciato Tassinari, agganciato Tassinari, e penso che sia un po' pretenzioso il non volere che sia fischiato il fallo. 47-31, canestro di Tassinari. Forza Tasso, lucido oggi. Canestro del Tasso, non molla il campo l'Assangio, perlomeno per quanto le è possibile. 47-33, 6-28 da giocare nel terzo periodo. Scali insegue Benedusi, Arrigoni, su di lui Antonietti, Torgano, attenzione, palla di Omegna, palla di Omegna,
rimessa di Deep, Arrigoni, Villa, Seba Bianchi riconquista palla, Antonietti, riparte Falconi, Bianchi, scarico per Antonietti, dall'arco, c'è mancato un po' Luca con i suoi canestri, c'è mancato un po' oggi, giocatore che... Antonietti ancora, scambio col Tasso, niente da fare, oggi l'assaggio dal punto di vista balistico alle polveri bagnate, 47-33, 5-48 da giocare, Arrigoni, Villa, e ci pulisce Villa, 50-33, più 17 Omegna, Antonietti, purtroppo alla... precisione di Omegna risponde un assaggio sempre molto impreciso al tiro. Bravo Antonietti che si fa largo con un canestro da sotto, ci regala due punti, 50-35, 5 minuti da giocare ancora Villa, fallo su Villa di Tassinari. Fallo su Villa di Tassinari, rientra Simoncelli, esce Torgano, buona la sua prestazione. Arrigoni, Villa, bravo Seba, recupera palla Seba Bianchi che cerca di andare fino in fondo. Grande braccio di ferro Scali a rimorchio, corregge l'appoggio di Seba Bianchi, forza Sangio, 50-37, non molla la Sangio, Arrigoni, Villa, attenzione, Tassinari, scarico i Tassinari, canestro e fallo, bravo Tasso. Tasso, penetrazione, lascia per le piane Villa, mette il cronometro, attende il momento opportuno e scarica ad Antonietti che è bravissimo a subire il fallo e appoggiare a canestro. L'assaggio non molla, più 11 Omegna, 50-39, 4-28 da giocare, non molla il campo l'assaggio. Con vigoria e supplendo con il cuore e la grinta alla scarsa vena balistica, l'assaggio cerca di riportarsi sotto al capolista Omegna. Rientra Omegna, Simoncelli, Bruni, Fratto, Arrigoni e Benedusi. Risponde l'assaggio con Antonietti, Bianchi, Falconi, Tassinari e Guido Scali. ...50-40... ...4-25 da giocare, riparte Omegna, Arrigoni, Bruni, ancora Bruni che si infila in un traffico, Benedusi dall'arco, un buon tiratore, e la differenza la sta facendo la qualità, 53-40... grande qualità al tiro di Omegna, niente da dire. Luca Falconi va fino in fondo ma non guadagna nulla. Simoncelli, attenzione, ancora Fratto, gran canestro di Fratto,
Gran canestro di Fratto, 55-40. E quando Omegna si mette a giocare a basket, onestamente c'è poco da dire, se non tanto di cappello. Sempre buona la prestazione della Sanjo comunque. Sicuramente possiamo metterci anche a criticare, se vogliamo. Sicuramente ci sono delle cose che coach Quilici non avrà gradito, però l'atteggiamento della Sanjo è sempre stato buono fino a questo momento. Non ha mai mollato il colpo. Forse la cosa che possiamo imputare è che è mancata un pochino di lucidità in più al tiro. Sanjo, Rigna, Simoncelli, Bruni, Benedusi, Fratto e Arrigoni. Risponde la Sanjo con Bianchi, Falconi, Scali, Tassinari, Antonietti. Riparte il Tasso, buona la sua gara. Sempre protagonista il Tasso. Falconi, Bianchi, attende l'uscita del Tasso, inseguito da Bruni, ancora il Tasso, Oplai, magia del Tasso, peccato, per proteggersi è stato Antonietti, viene violentato sotto canestro, niente fallo, Bruni, attenzione, Arrigoni, Benedusi, Fratto al tiro, non va, sembrava un po' riparte la Sanjo, 3 minuti alla fine del periodo, 55-40, Scali, palla sporcata, rimessa Sanjo, rientra Giovanni Lenti, faccia buia, se lo conosciamo bene non avrà nessuna voglia di mollare il colpo. Giovanni è uno che, a cui le critiche fanno da benzina, e la ramanzina di coach Quilici, si assicuri, sarà servita. Tasso, carica il tiro, movimento classico, peccato, eccolo lì Lenti, subisce fallo, ma non valutato tale dagli arbitri. Bruni, attenzione Fratto, pessimo tiro di Fratto. Falconi, Lenti, cioè scusate, Scali, Tassinari, bello scarico, Seba Bianchi, vai su Guido, perfetto, gran rimbalzo di Guido Scali, 2-0-1 alla fine del periodo, 55-42, attenzione! Simoncelli, non molliamo, e non danno retta al mio richiamo e si perdono letteralmente. Fratto, il Lunetta, Fratto per 2 tiri supplettivi, 1:51 a giocare. Canestro di Fratto, 56-42. Riparte Giovanni Lenti, scambia con Bianchi che supera la metà campo, ancora Giovanni Lenti, op, Falconi, su di lui Bruni, scarico per Scali che resiste e purtroppo buttiamo alle ortiche una palla. Ed è una cosa che non possiamo permetterci, 1:31 alla fine del terzo quarto, 56-42, attacca Omegna, Bruni, Benedusi, Arrigoni, si muove come un orologio Omegna.
ancora Arrigoni, Simoncelli, su di lui Antonietti, Lenti sta marcando, ha marcato molto bene, riparte Seba, scarico per Pippo Rossi, palla Pescale che esce, ricomincia a giocare, 15 secondi, Falconi, seconda palla persa, riparte Omegna. Queste distrazioni purtroppo dobbiamo evitarcele. Falconi su Bruni, recupera palla, buona la difesa di Falconi. Riparte Simoncelli per Omegna, in mezzo al traffico, gran canestro di Simoncelli a 27 secondi alla fine, 58-42, 58-42, Falconi sfrutta il cronometro, ma gran canestro di Falconi, 58-44, attenzione, 3 secondi, non prendiamo canestro. E fortunatamente non prendiamo canestro. E finisce qui anche il terzo quarto. E arriviamo all'ultimo periodo con la Sangio che ha uno svantaggio di 14 punti, con Omegna che sembra in controllo gara. Onestamente non ho visto Omegna così tranquilla da trascurare la situazione, questo non può che farci piacere. Ribadisco l'analisi della gara dove siamo mancati sostanzialmente nella precisione al tiro, non sono state decisamente invidiabili le nostre percentuali. Devo dire che comunque l'atteggiamento della Sangio e la gara della Sangio è una buona gara e tutto sommato stiamo in qualche modo ben figurando nei confronti della capolista. Si apre l'ultimo periodo, 58-44, 14 le lunghezze di vantaggio della capolista Omegna. E vedo che stanno rientrando in campo le squadre, la Sangio con Rossi, Tassinari, Lenti, Antonietti, Bianchi, risponde Omegna con Benedusi, Bruni, Simoncelli, il rientrante Brigato e Fratto. Per quanto riguarda le percentuali al tiro, andiamo a vedere le percentuali da 3 della Sangio, le percentuali sono il 6% da 3, mentre 47% le percentuali da 3 di Omegna. Credo che la gara sia molto in queste cifre. Simoncelli, buona difesa della Sangio, riparte il tasso, forza Harry. Stava venendo fuori un'ottima azione, purtroppo la palla rapida di Pippo Rossi a Bianchi era un po' bassa e si è persa. Simoncelli, Fratto, Simoncelli, rimbalzo di Bianchi. La Sangio ha voglia di provarci, Rossi, la Sangio ha voglia di provarci, aia, stoppata di Rossi, Bianchi recupera palla, bravo Seba,
è un festival degli errori. È stato un minuto dell'orrore. Ripartiamo. Omegna, Benedusi, Bruni, Fratto, Simoncelli, scarico per Benedusi che è un buon tiratore. E la differenza è qua nella qualità. 8:42, 61:44. Riparte Tassinari, Bianchi, Antonietti. Lenti, Bianchi. Molto elaborata la manovra dell'assaggio e molto improbabile la penetrazione. Riparte Bruni, attenzione, Simoncelli, attenzione. L'assaggio cerca di rimanere attaccata alla gara. Fratto, Benedusi, Simoncelli, Omegna sembra padrona del campo. Fratto che si porta fino in fondo e fa un gran canestro. 63-44, 19 le lunghezze di vantaggio di Omegna. Purtroppo dopo la partenza dell'assaggio la partenza gritosa dell'assaggio nell'ultimo quarto non ha avuto l'effetto sperato. 7:34, Omegna padrona del campo. Bruni, fallo di Antonietti. Fallo di Antonietti. Brigatoci, grazie, riparte l'assaggio, Rossi, Bianchi dall'arco, non va, e continua il leitmotiv della gara, brutte percentuali al tiro, 7 minuti, più 19, mentre dall'altra parte, dormita, a rimbalzo e Di Pizzo, che naturalmente regala parecchi centimetri a Falconi. Minuto chiamato da Coach Quilici. 63-44, 6:56, la partita sta scivolando decisamente tra le mani della compagine piemontese, scusate, della compagine di Omegna. Squadra del campo dopo il minuto chiamato da Coach Quilici. Simoncelli, Brigato, Benedusi, Fratto e Bruni per Omegna, Tassinari, Bianchi, Scali, Toso e Falconi per l'assaggio. Giro in lunetta, più 19 per Omegna, Di Pizzo in lunetta. Canestro, 64-44, Toso, Falconi, Bianchi, obbligato al fallo,
obbligato al fallo Falconi dopo la palla persa per cercare di arginare l'attacco di Omegna. E buon fallo fin qui, primo errore per Bruni. Tecnico fischiato la panchina di San Giorgio e direi che a sto punto poteva benissimo risparmiarselo l'arbitro. 65-44, tiro libero per Simoncelli e possesso Omegna, errore di Simoncelli in lunetta. Ancora Simoncelli, ottimo giocatore, buona la difesa del Saggio, riparte il tasso che offre la palla a Seba Bianchi che va a canestro, 65-46, 65-46, comunque tende a non mollare la Saggio, non vuole abbassare la testa, Bruni, Scali lo perde. Simoncelli non va, non facciamo il taglia fuori e prendiamo canestro, 6-7-4-6, Tassinari fino in fondo. Rientra Antonietti, mentre Omegna chiama Simoncelli in panca e riemette Marco Torgano. Grande prestazione di Simoncelli, il capitano. Da noi è rientrato Antonietti, è uscito Seba Bianchi. Tassinari, Falconi, canestro di Luca, 67-49, 5-33 da giocare. Logicamente recuperare è un'impresa direi impossibile, ma la Saggio ci tiene a non mollare fino alla fine, e è giusto che sia così. Fallo di Falconi che non ha gradito il fischio arbitrale, rimessa di Benedusi dal lato fondo campo, lato tribune. Brigato, anzi scusate, Di Pizzo, Bruni, Benedusi, gran tiratore questo Benedusi, sorrido perché di fronte a queste prestazioni balistiche, onestamente sulla difesa anche accettabile, bravi, dall'altra parte sbagliamo il tiro, riparte Bruni, 70-49, ancora Bruni. Ancora Bruni, 73-49, 4-43 a giocare e Omegna probabilmente mette i titoli di coda a questa partita. Tassinari, ripeto, non abbiamo molto da imputare ai nostri ragazzi se non la scarsa precisione, ma buon atteggiamento e mai rinunciatari. Comunque una buona prestazione, buona figura quella fatta dalla San Giorgese. Rientra, esce Benedusi, entra Brigato, il numero 6, in lunetta Antonietti, esce Scali, entra Rossi, canestro di Antonietti. E canestro ancora. Riparte Omegna, 73-51, 4-26. Bruni.
Brigato. Attenzione. Chiedevano il fine del tempo dei 24 secondi, ma non è stato di questo avviso l'arbitro. La rimessa assegnata a Omegna, che di cui se ne incarica Marco Torgano. Bruni, bravo Tasso, è bravo altrettanto Bruni, ancora il Tasso che cerca lo sbocco all'azione. Falconi, 3:47, fallo di Falconi, su Falconi, 73:51. Non concede i due tiri l'arbitro. Rimessa dal fondo di Falconi per l'assaggio. Antonietti, Tassinari, ancora il Tasso. Antonietti, non va, giornata no al tiro per Luca. E lui per noi è un terminale importante, Mr. Fantastic. Incappato in una giornata al tiro non eccellente, per noi lui è un giocatore importante. Torgano, su di lui Rossi, pressi della Sangio, Arrigoni, Bianchi, esce Luca Falconi a 3 minuti e 15 alla fine, rientra Guido Scali, il Lunetta Fratto, canestro di Fratto, 74:51, riparte Andrea Tassinari che supera la metà campo, non ci sta a mollare e si butta dentro. Affiora un po' di nervosismo e frustrazione tra le fila della Sangio. Bianchi, Tassinari, Antonietti, forza Luca, non va, niente, non è giornata, non è giornata, andava tirato Luca quel tiro, va bene, vai. Sfortunato Bianchi, piede di Bruni, Brigato, molto aggressiva la Sangio. Brigato in Lunetta, primo tiro per lui. E canestro, 75:51, 2:45, riparte il Tasso che cerca di trovare in qualche modo uno sbocco. Sfortunato il Tasso che lotta, bravo! Grande Andrea, non ci sta a mollare, non ci sta a mollare. E si guadagna un giro in Lunetta. Mentre esce tra gli applausi Fratto,
ed è entrato il giovane Guala. Canestro di Tassinari intanto. Qualche consiglio per lui da Ghizzinardi. È sempre bello vedere un giovane entrare. Riparte Bruni per Omegna dopo l'errore di Tassinari in lunetta. Ancora Torgano, Brigato, Arrigoni, Arrigoni. È bello vedere giocare Marco Arrigoni, che quando la sua squadra è in vantaggio si preoccupa solo di mantenere ordine, difendere, far circolare la palla, e quando conta e ci sono le difficoltà è sempre il primo a fare una penetrazione, un tiro. E devo dire, giocatore molto maturato, e siamo contenti di vederlo a questi livelli. Bianchi, forza Seba, Pippo Rossi, sempre comunque un elogio per la nostra Sangiorgese, che nonostante sia incappata in una giornata non felice al tiro, non ha mai abbandonato, come dimostra questo canestro, e comunque vuole in qualche modo rosicchiare il vantaggio di Omegna. 77-54, 2-0-4 da giocare, mentre anche coach Quilici mette in campo un giovanissimo Miguel Charles, provenienza Canottieri Basket. Sbaglia Seba il tiro supplettivo, 77-54, 2 minuti. Forza Miguel. Torgano, Brigato, duello con Rossi. La partita non scende di intensità, soprattutto per merito da Sangio. Bruni, sempre lucido Omegna. Torgano, Arrigoni, eccolo lì, sempre decisivo, lucido nei movimenti, impassibile il gladiatore, è un piacere vederlo giocare. In lunetta Marco Arrigoni, canestro. Settantanove-54, 1-28, bravo, bravo Seba, bravo Seba, che viene fermato da Marco Arrigoni, viene fermato da... Giro in lunetta per Seba Bianchi. Primo tiro per Seba. Canestro. E il secondo canestro di Seba. 1-23 alla fine, 7-9 Omegna, 5-6 Sangio. Brigato, Bruni. La partita corre verso i titoli di coda. Buona, bella gara comunque, divertente qui al Palabertelli, come ci auguravamo. Poi è emersa la maggiore... poi se Marco Torgano viene lasciato libero è letale. 82-56. È entrato intanto anche Gioele Bernardi. Scali. Non va. Continua l'impreciso. Bravo, bravo Miguel. Peccato. Buon rimbalzo di Miguel Charles. E niente, 36 secondi alla fine, 82-56, continua Marco Arrigoni, Guala, il giovane, Bruni, Torgano, lasciato libero, Torgano lasciato libero è questo ragazzi, Marco Totò Torgano lasciato libero è questo qua, 85-56. Va bene così ragazzi,
E a 20 secondi dalla fine non ci sentiamo di dare. Bravo Gioele, canestro e fallo di Gioele Bernardi, che resiste al contatto e segna. Bravo Gioele, bravo. Classe 99. Provenienza Accademia Basket Alto Milanese, non va il suo tiro libero, rimbalzo di Brigato, 14 secondi, Bruni rallenta, 85-58 e la partita si conclude qui al Palabertelli. La Omegna si conferma prima della classe, 85 Omegna, 58 Sangio. Buona gara della Sangio, che comunque ha dimostrato sul campo il carattere dei draghi. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima gara casalinga blu e arancio.